Sono... Sì, dai, spara. sono devastato oggi da cosa? Dalla, dalla, dalla... che cosa? il gap up? Uh, uh, le rivelazioni che hai avuto durante la giornata? cos'è che ti distrugge? dai condividi allora, su. per prima cosa la missione italiana da, da Putin perché giustamente noi abbiamo dato un negoziatore strategico no, per ne... ci hanno chiesto due negoziatori strategici sì. come vantaggio sleale e gli abbiamo mandato ovviamente Ciccio Banzai come certo. supporto logistico ad affiancare il, no, il tuo primo mini, no, il tuo, eh, il tuo il ministro, ministro degli esteri, degli esteri. Mm. e ovviamente abbiamo mandato anche Ruggero Reala. Ruggero, Ruggero. 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 Questi Ruggero. sono i nostri due negoziati strategici che abbiamo affiancato al ministro degli esteri di Maio, giusto? Ho capito bene? Esatto. Bene, bene, mi sento tranquillo. Infatti vedi che in una nottata ha risolto tutto. Esatto, quindi facciamogli tutti i complimenti. Ma e ci allora sentite che... Oh, ma non ha scritto caffè. nessuno, ci siete? E eh, qualcuno c'è. Ah, se non scrivono sul gruppo io farò il lo stesso, allora, ciao. Cioè... Mi piace la tazzina rossa. Tac. Ci siete? Buongiorno, ci senti, eh? Check-in, check-in. E quindi? E quindi niente, quindi niente. Check-in. E quindi, siamo, e quindi ci hanno appena chiamato, praticamente, mi ha chiamato, mh, 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 chiamato Ciccio che mi ha sì. passato Vladimir mm. e mi ha detto ciao Mirko. Mirko? Mirko. Mir sì, sì, sì. sì Mirko sì, Reaciuk, Mir città rumena. Esatto, esatto. E, e cosa devo dirti? Eh, abbiamo un ospite oggi? No, per ora Tutto no. Bene. Io non, non mi fido degli ospiti che inviti tu perché sai che poi non partecipano mai alla fine alle oh, cose. si è auto-invitato a sto giro. Esatto, è il Vladimir Luxuria del, dei Balcani. <ride> Se si collega dopo vedremo, vedremo, vedremo. Aiuto. Eh, Ciccio, lo so che eri in ritardo, eri in missione da Di, con Di Maio, è ovvio Alessandro che dice, tu sia si in ritardo. l'Option Day. Ma cosa stai facendo l'Option Day alle 15.23, scusami, eh. Ma chi è? Eh, Alessandro, Alessandro è il tuo amico? Alessandro è amico tuo, perché è tristemente io, fidanzato con una io tua sono amica, è amico de, de, della fidanzata, Alessandro, è amico tuo, eh, lo sai. Beh, Io preferisco essere amico di Alessandro che della fidanzata, comunque di Alessandro. Hmm. Cosa c'è? Come cosa c'è? Quindi ecco a voi il Vladimir Luxuria dei Balcani, mm. signore e signori, <ride> Ciao, Sergei il Ciao, bello, serissimi, serissimi come sempre. Guarda, guarda, abbiamo appena finito di sentire una diretta di un nostro, diciamo... Con... Diciamo il nome no, perché non no, è bello. No, no, no. Dire... Stiamo sentendo un'altra mm. diretta di trading e abbiamo capito che a confronto di alcuni persone... Insomma, le questioni tendiamo a ad essere addirittura seri, guarda, se messi a confronto con… Mi sono giuste... sentito serio a confronto di questa serio. diretta. Ora <ride> oh. la, la, la voglio vedere un pezzettino, allora. Eh, dopo eh, te la bravo, mandiamo in privato. Bravo, eh, Luca dice, ieri sera bella puntata con Davide Eugenio. Oh, Lo so. Bene, bene. Lo so, bene, cioè, non, ha non ha detto niente di nuovo, eh, Luca. Siamo contenti, era un esperimento, vediamo cosa viene fuori. Allora, Sergei, intanto volevo dirti che non mi ha ancora mandato il nuovo Fozzi. Intanto è vero, una prima cosa. Seconda cosa, ma, ma ci racconti tu che cacchio sta succedendo in Russia, Ucraina? Tutto... Visto che secondo me tu la sai un po' di più, perché comunque è normale che quando si vicende vicende uno di un paese, leggendo anche giornali, articoli nella lingua corretta, si sa qualcosa in più, ovviamente, no? e soprattutto cosa è successo stanotte veramente che ha fatto scrivere ma lo, tu lo sai o, o no sei un po' so, hai eh, un po' di insider so trading o no so, so tutto <ride> figurati figurati se optava per la, per la versione umile del tipo sì io ho dei punti di vista Grande. il lavoro del trader è quello di sapere le cose no <ride> o, per almeno, o almeno far far credere che le sai no o almeno provarci allora. Um. Probe le poche volte che si riesce a sapere le cose, bisogna bisogna sapere. Sono molto ecco. curioso, darci il tuo punto di vista. Allora, allora ehm, cosa vi interessa di più? La mia opinione a livello operativo, borsistico o con no, la politica? No, prima ho due secondi di conclusione sì. e poi sulla, sì, sulla parte card... più interessante che la tua opinione a livello strategico. Ok, diciamo. va bene. Allora, diciamo che mh, in Russia. Tutte le persone ragionevoli mh, hanno, cioè, hanno, sapevano benissimo che si tratta di un fake mediatico. Ah. Ok, perché del, di questa presunta invasione della Russia mh, in Ucraina ne hanno parlato solamente i media americani ed inglesi. Il primo articolo, guarda caso, risale, risale tipo a eh, circa metà. Eh, dicembre dell'anno scorso se non sbaglio adesso posso non essere preciso perché non me lo sono assegnate eh, ce l'ho tra i link salvati nell'archivio no, però non ci ho guardato recentemente comunque all'incirca metà dicembre dell'anno scorso articoli eh, tu, tutto è partito eh, diciamo il primo articolo un po' ufficiale diciamo della stampa americana è eh, apparso su Bloomberg eh, intitolato eh, Putin si prepara all'invasione a invadere l'Ucraina e sta schierando le forze armate al confine ed erano linkati anche le, eh, citate le località, ovviamente. Eh, queste località, se uno andava a googlare, cioè, un russo lo sa cioè, di, di dove si trovano questi posti, queste città. Queste cittadine ovviamente si mette a ridere, ok? Un europeo se non lo va a googlare non si rende conto che eh, al confine con l'Ucraina, in questo caso era, erano tre località, la più vicina era a 400 km, la seconda a 800 km l'altra a circa 1500 km dal confine. ok? Eh, dopodiché è apparso un famoso articolo, non mi ricordo su quale stampa, comunque sempre del livello di Bloomberg, che c'è stata l'invasione. Smentita in 15 secondi, che, però, ha fatto diciamo il, uh, il reposting di diversi media, sia su stampa sia uh, diciamo televisivi, dove praticamente si parlava di aggressione già avvenuta e subito smentita notizia subito smentita. Quindi chiaramente una provocazione mediatica. Okay. Ovviamente noi dobbiamo conoscere la storia recente in cui uh, in una maniera molto simile è stato uh, accusato Saddam Hussein di preparare eh, attacchi diciamo, a una parte eh, confinante diciamo, del, in Iraq eh, attacchi che avrebbe dovuto fare utilizzando le armi chimiche infatti c'era... Eh, eh, cosa lì, come cazzo si chiama... Alono, eh, chi era? Aspetta eh, un attimo, vi dico subito il nome. Ma quando dici un anno Co fa? Col Colin Powell. Ah, wow. ok, sì, 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 sì. Okay, che eh, faceva vedere questa provetta con del detersivo per lavare i piatti o qualcosa del genere, dicendo che abbiamo le prove. Della diciamo, dell'esistenza di armi chimiche di Saddam e loro stanno per attaccare okay, ovviamente eh, quelli che hanno fatto l'attacco sono stati gli, gli, diciamo, gli americani e gli alleati e ovviamente nessuna arma chimica è stata trovata infatti dopo è arrivata la smentita eh, quindi chiaramente eh, si tratta di una provo provocazione mediatica per quanto riguarda eh, diciamo praticamente eh, la NATO cosa incrimina alla Russia? L'unica cosa che può incriminare, che li incrimina a livello proprio di dati di fatto, è il fatto che stiano facendo delle esercitazioni militari, ok? Diciamo su larga scala, eh, coinvolgendo anche, eh, facendo esercitazioni sinergiche con la Bielorussia. Ok? Ovviamente l'Ucraina si trova lì in mezzo. Eh, eh, più o meno si preoccupa. Il discorso è che questo tipo di esercitazioni vengono fatte durante tutto l'anno. Vengono fatte alla luce del sole, ci sono i siti internet ufficiali eh, governativi dove queste diciamo, esercitazioni vengono preannunciate. Infatti, se per dire devono provare a sparare qualche missile o qualcosa, chiudono lo spazio aereo, arrivano gli avvisi, cioè, le forze dell'ordine sanno che quella parte di territorio Uh, si trova diciamo ad essere soggetto alle esercitazioni militari quindi si devono chiudere delle strade cioè, non è che una cosa fatta così diciamo so sotto banco tutto il mondo sa che da, dalla data a alla data b in quella località l'esercito russo farà la sua esercitazione militare allo scopo di provare la gettata del dello sparo del nuovo carmato cioè, dicono proprio che cosa stanno esercitando Cioè, è tutto molto molto trasparente ok eh, tutto questo teatrino diciamo di finta di battibecco pseudo diplomatico è stato diciamo di questo tipo la Russia ha detto eh, noi la nostra unica preoccupazione anzi la nostra grande preoccupazione è che la NATO si espanda verso i confini della Russia cosa che non dovrebbe fare perché nei documenti talitali tali è stato, diciamo, eh, con la caduta del eh, Muro del Berlino, eh, la NATO eh, diciamo, ci aveva promesso che non si sarebbe avvicinata ai nostri eh, confini. Invece, questo è stato fatto eh, in diverse occasioni, però, ulteriore espansione la Russia non le vuole più tollerare. Ok nessuno dice che invaderà l'Ucraina, cioè, il discorso sull'invasione ucraina, non, non invasione, non sono mai stati fatti, semplicemente eh, Putin, diciamo molto pubblicamente, eh, eh, parlando diciamo in maniera politichese, ha detto che questa è la nostra linea rossa, che non vogliamo che la Nato attraversi. Sì. Okay. Eh, Dall'altra parte, in questo periodo sentiamo diciamo, i, i diplomatici, eh, europei ed americani che eh, chiedono alla Russia un segnale di distensione ritirando le proprie truppe dal confine dell'Ucraina. Però giustamente la Russia dice: Ma voi proprio state state fuori di cervello, voi non avete nessun diritto a dire a noi stato sovrano. Eh, come, su come dobbiamo muovere le nostre truppe del nostro esercito sul nostro territorio. Cioè, capito? Neanche a parlarne. Se dobbiamo fare le esercitazioni le facciamo, okay, come abbiamo sempre fatto. Eh, perché se la Russia un domani mandasse un'email a Di Maio o che, che è il ministro della difesa, come si chiama il ministro di difesa italiano adesso che li cambiano ogni tre volte l'anno, non si capisce mai. E gli dicesse, guardate, voi i ragazzi del battaglione San Marco non, oggi non gli fate fare l'esercitazione di, so, di tiro a bersaglio, perché noi la consideriamo un'aggressione. Cioè, l'Italia cosa, eh, cosa risponderebbe? Ma questo è uscito scemo proprio. Cioè... Comunque, la mail di Putin a Di Maio c'è stata mm. veramente perché voleva vendere allo stadio di Napoli non il caffè borghetti, ma la vodka. E allora il gli ha vodka. chiesto la consulenza. Fatemi finire, ah, di buono, Dai, dopo possiamo, dopo la battita. <ride> ho fatto perdere. Non magari... ho fatto parlare, allora, ragazzi interessa un po' diciamo sì, 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 eh, questo punto di vista e ovviamente la Russia neanche risponde alle richieste di muovere in un modo o in un altro le proprie truppe fatte da ministri di altri paesi, anzi le dice ma, ma voi siete matti, cioè, solo a pensare di dirci cosa dobbiamo fare in casa nostra ok se sconfiniamo ovviamente ci sarà il precedente per eh, per parlarne ma in casa nostra facciamo proprio quel caso che ci pare punto Ok, eh, e niente, fa, e, mh, la cosa è questa, la guerra russia Ucraina-invasione per la Russia è assolutamente, diciamo, inutile, perché non, cioè non, non è una cosa che può interessare minimamente la Russia. Eh, L'Ucraina, eh, adesso prima, prima di parlare della, della posizione ucraina. Allora, voglio ribadire il fatto che tutto, diciamo, il rumore fatto rispetto a questa presunta invasione con tanto di data, orario e tutto il resto arriva solamente dai media americani, poi ripresi dai media inglesi e poi quelli europei. Cioè bastano, non esiste in Russia, nessuno si prepara per la guerra, ok? In Ucraina il presidente diverse volte ha parlato una nazione in questi giorni dicendo no guardate non c'è una vera non un vero pericolo cioè non, pro, a, a, anzi addirittura ha detto diciamo che dall'altra parte ci stanno mentendo però siccome che la, la politica ucraina vive di sussidi e di aiuti ok offerti dall'Unione Europea e dal, eh, dall'Inghilterra e dal, dagli Stati Uniti cioè gli regalano i miliardi che ovviamente i politici si rubano, si intascano e vaffanculo, ok? Non possono dire, il presidente non può dire chiaramente: parlate che ci sono loro che stanno facendo tutto questo cosino. E allora lancia questi messaggi un po' confusi a dire: no, che non ci invadono, eh, è una cosa che è inventata. Allora gli chiedono: chi è che se l'è inventata? Non può dire direttamente gli Stati Uniti, perché sono quelli che lo finanziano politicamente ed economicamente. Quindi all'interno dell'Ucraina è un po' un casino di questo tipo. Però intanto i, questa mattina si è su 400 erotti deputati nel Parlamento ucraino se ne sono presentati 24 di numero. Sono andati tutti all'estero a farsi la vacanza praticamente. Un po', un po una situazione così un, abbastanza ridicola. Eh, se seguite un attimo le azioni, eh, diciamo belliche, ho se, se seguito un attimo i, conflitti, i vari conflitti eh, militari che ci sono in giro per il mondo, eh, tra la guerra civile nel Donbass, la guerra in Siria e tutto il resto, al giorno d'oggi, se uno è interessato, può trovare tantissime informazioni, con tanto di eh, decine e decine di ore, proprio di. di Uh, gli scontri a fuoco filmati e messi su YouTube, cioè, trovate proprio la cronaca in diretta diciamo, di, di diverse battaglie. Addirittura, e in un qualsiasi scenario di guerra, le parti che cosa cercano? Qual è la cosa più importante della guerra, la, la cosa diciamo un uh, denominatore comune che ricercano tutti quelli che vogliono fare la guerra? In un modo o in un altro, a torto era ragione di invasione o di difesa, o quello che è il fattore sorpresa: il fattore, bici, sorpresa. Il? Il fattore, il ah, fattore sorpresa. sorpresa. Il fattore sorpresa: tutte le guerre si sono sempre basate sul fattore sorpresa. Infatti, per esempio, eh, l'intervento paramilitare eh, russo in Crimea, quando ha an annesso la Crimea, sicuramente ha rafforzato la sua presenza dell'esercito che in parte era già in loco per degli accordi internazionali infatti lì un po' di esercito russo c'è sempre stato perché doveva difendere la flotta russa che diciamo era è, è, è da sempre parcheggiata lì in Crimea ok eh, l'intervento che diciamo ha portato all'annessione quindi al referendum popolare cioè dopo la si può raccontare in qualsiasi modo comunque alla unione tra la Russia e la Crimea è stato comunque Diciamo, fra virgolette, protetto da una presenza militare. Il tutto è durato pochi giorni, senza preavvisi e il mondo l'ha saputo come dato di fatto già avvenuto. Fattore sorpresa. Sì. Okay. Adesso non si capisce perché lo stesso Putin, invece, se ha deciso di invadere o fare guerra o qualsiasi cosa, si sia dimenticato di come si faccia la guerra e abbia cominciato a fare a spostare le truppe esercitazioni ammassare le truppe al confine ma ammassare da chi è se, se vuole invadere lo fa, lo fa subito infatti in questi mesi in questi mesi l'Ucraina è stata riempita di armi di aiuti militari da, dalla nato cioè, se leggete un attimo la cronaca ogni giorno tot di diciamo di aerei cargo hanno portato un tot di armamenti ok, cioè se vuoi invadere non aspetti che tutto il mondo riempia il tuo nemico di armi in regalo, ok, la invadi subito tanto se lo devi fare lo fai, ok lo, non, non aspetti, non fai mesi di, di preavviso giustamente e chi capisce queste cose chi capisce chiaramente che a livello politico questa è una provocazione mediatica ok, quindi da qui possiamo dedurre che la Russia non vuole invadere l'Ucraina, punto. A cosa serve questa provocazione immediatica? Qui non si sa, lo scopriremo strada facendo. Se la dobbiamo interpretare come, ehm, diciamo, come una preaggressione da parte della Nato nei confronti della Russia, la possiamo anche interpretare in questo modo, però a me sembra un po' grossa, mm. perché per quanto il Presidente degli Stati Uniti eh, sia avanti con gli anni, ogni tanto sbarelli, diciamo qualche concetto, <ride> cosa che si può benissimo eh, vedere diciamo, nelle sue interviste, eh, non penso che arrivino a fare una follia del genere. Da, da, da in qualche modo provocare o attaccare la Russia militarmente cioè, sarebbe una cosa da, uh, veramente fuori di testa però siamo anche go governati da gente che è veramente fuori di testa quindi eh. non si sa mai e, e questa è un'opzione l'altra opzione secondo me qual è, è quella che eh, sì, il tutto sia un teatrino diciamo per eh, per qualche scopo che mh, da loro, dai potenti, è già deciso a tavolino e questo è semplicemente un modo per, mh, diciamo, per raccontarlo al, alla gente, okay? eh, per ufficializzare qualche cosa, qualche mediazione politica che hanno fatto eh, e in più magari approfittarne per un, una qualche tipo di speculazione anche a livello finanziario. Questo è un po' sono le cose, diciamo. Si sono organizzati per entrare short sui mercati, come quel famoso film dove ti ricordi? C'era l'attentato nel treno della metropolitana solo per entrare short sul mercato e fare l'operatività. Oh, allora, a parte, va bene. La, adesso a parte, diciamo, i grafici borsistici degli indici americani. Mm -hmm. eh... Questi periodi di incertezza politica, eh, più o meno forzati, possono portare vita ad altro ad qualche altro tipo di speculazione che magari noi non percepiamo subito. Okay. Eh, gli affari che facciamo noi sono con i prezzi delle azioni, del, diciamo degli indici e così via. Okay. Mm -hmm. Gli affari che fanno loro. Con i contratti che si fanno tra le banche d'affari, ok? Sono un po' diversi. Sono contratti, ok? Negoziati a dei tavoli un po' diversi. Sono le opzioni a lungo, a lungo termine. Eh, no, I contratti, diciamo, quelli che si fanno con, avendo eh, sotto la famosa ISDA, ok? Ehm. Um, quindi il tipo di speculazioni che, stanno, che possono fare, diciamo, delle quali probabilmente noi non sappiamo e non sapremo niente, okay, possono, essere, eh, possono avere luogo. Ecco. Quindi diciamo, la speculazione finanziaria in realtà a quei livelli va ben oltre quello che noi vediamo sul grafico del S&P 500 o eh, certo. del Nasdaq. Certo. Saghè, okay. vuoi farci vedere qualcosa sul grafico? Sì, voglio farvi vedere qualcosa sul grafico. Se tu apri per esempio. Vai, vai, condividi pure il tuo computer se uh, vuoi. No, ho le mie chat aperte qui. Non ho i grafici. Allora, giusti. dimmi che grafico vuoi che te lo apro io. Allora, Franco Svizzero contro Daily. Eh, f -f -f contro dollaro va benissimo. Mm -hmm. Fammi vedere un Daily. Sì. Anche su TradingView ed è un dei che magari prenda tutto il 2001 sì cioè 2001. tutto il 2001 fino adesso e tutto il 2000. allora qui lo vediamo da, dal 2000 no, fino adesso okay. Boh, se vuoi da... ok allora per, per piacere eh, riesci a centrarlo in modo che si veda tutto il 2000 il 2000 sì certo il 2000. Allora, Ok. questo è gennaio 2000. Un po' più zoomato. Questo è un weekly, vuoi il daily? Il daily, per favore. Arrivo, eh. Anzi, qua facciamo così. Ci metto di più. Eccolo qua. 2000. Voilà, più o meno. Questo è il primo gennaio 2000 e questo è il 31-12, quindi metto i due, due linee che demarcano il, il 2000. Esatto, eccolo qua. David. Quindi trend rialzista uh -huh. forte fino a fine novembre, un dicembre devastante che ha rimangiato tutto l'anno praticamente. Se dovessi okay. riassumere, ok, Ad, perfetto. Comunque, diciamo. Um... Un forte apprezzamento verso la fine dell'anno del, del franco, franco svizzero. Dollaro, sì. Ok. Uh, dollaro franco svizzero, Deli. Ok. Sì. Aspetta, aspetta. Che, che, che... 2000. Aspetta. No, no, 2020, scusami, 2020. Ah, cazzo, ma hai detto 2000? Ho dovuto fare tutto. Sbagliato io, <ride> sbagliato io. 2020, 2020. Hey, Vladimir, Luxuria però. Allora. 2020 è così da qua a qua ecco mi sembrava di buono eccolo qui ecco. mega trend ribassista di tutto l'anno praticamente ok R Quindi, rialzi del franco svizzero Realista del franco svizzero benissimo perché realista del franco svizzero perché il franco svizzero è eh? Valuta rifugio. Valuta rifugio, bravissimo. Ok, eh, 2000 crisi del Covid, infatti si vede eh, in marzo ovviamente il crollo diciamo, delle borse, è stato diciamo, seguito dall'aumento del valore del franco svizzero. Valuta rifugio significa che molti speculatori fuggono diciamo, dal, eh, dagli asset speculativi come possono essere gli indici. E si rifugiano come diceva il significato della parola stessa: rifugio, si rifugiano verso asset considerati rifugio che possono essere l'oro, può essere il franco svizzero, può essere lo yen, storicamente oh, yeah. un altro, un altro valuta mm -hmm. rifugio. Ok, e qui si vede, comunque, un po' di diciamo di sana preoccupazione del mercato verso diciamo qualche reale problema che ci può essere. Nell'economia, ok. Sì. Adesso di fatto dopo le borse sono cresciute, però. Sì, eh... è, stato, è stato particolare che ha fatto il crollo improvviso proprio durante il COVID crash, poi il rimbalzo totale che ha rimangiato tutto il crollo. Allora, lì il rimbalzo in poi... realtà non è non è un crollo del CHF, ma un apprezzamento del, del dollaro, dollaro. Che, che ha seguito, diciamo, la, BC, la, la Fed. Ok. E da lì invece lento e costante. Bassino, costante. Ok, se, gu se guardiamo invece gli ultimi sei mesi sempre di Franco Svizzero. Di, di, gli ultimi sei mesi di adesso? Ultimi sei mesi da adesso. Dov'è la fuga dalla speculazione? Dov'è la preoccupazione di una terza guerra mondiale? Da nessuna parte. Da nessuna parte, capito? Okay. Questa è un po' la mia analisi. Poi ovviamente stiamo dietro ai fatti e vediamo cosa succede. Certo. Cioè, Io per la cronaca uh, il 17 ho un volo in Russia, torno il 22. Mm -hmm. cioè, um... Speriamo che non si mettano a tirare le silurate atomiche mentre sono in volo io. Mentre sei in volo tu <ride> per, però... Per, per, diciamo per, che... Però sal salgo sull'aereo abbastanza serenamente, ecco. S perché dalle informazioni che vedo io cioè, non... Non mi preoccupo che Putin invada l'Ucraina e comincia la terza guerra mondiale, ecco. Uh -huh. eh, diciamo che a me sembra troppo intelligente per farlo, no? Ma sicuramente, sicuramente. Eh, cioè è, più, è molto più verasimile che venga fatta qualche provocazione all'interno dell'Ucraina, dell ok? E, diciamo, le regioni, quelle diciamo più che vorrebbero con eh, le chiamate separatiste ok eh, diciamo che qualche provocazione nei confronti di quelle regioni potrebbe essere fatta che chiederebbero dopo l'aiuto alla russia e lì potrebbero cominciare i casini però cioè, è tutto talmente evidente che potrebbero anche evitare di, di fare queste pagliacciate ecco Pro probabilmente la russia si, si è già ha già le sue mosse pronte, ecco. Mm Hai -hmm. eh, già un po' di domande. Sì, allora eh, partiamo dalle ultime, in realtà, che forse sono le più interessanti. Eh, no, 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 no. Sergei ha centrato l'obiettivo è preparare e abituare la gente all'aumento dei costi dell'energia per spaventare e allungare i tempi delle rinnovabili. Dal punto di vista di Pietro. Ora allora, va bene, eh. Per quanto riguarda l'aumento del costo del gas, per esempio, in Europa, mm. che viene imputato direttamente a Putin, che dicono che ah, si è chiuso il gas. Ma voi lo sapete a cosa è dovuto questo aumento? L'Europa, eh, ogni tot anni, fa i contratti a lungo termine con la Gazprom, che è il più grande fornitore diciamo, certo. di, di gas a cui si rivolge l'Europa, che ha i prezzi, prezzi migliori, migliori e, e mh, per avere questi migli prezzi migliori, ovviamente, eh, si fa un contratto, pl contratto pl pluriennale certo. bloccando diciamo, i prezzi e scaglionando i pagamenti futuri, okay? In modo che questa azienda mh, ti faccia un prezzo migliore, è normale, quando co co mh, compri uno stock intero di roba hai un prezzo diverso eh, da quando vai dal, mh, diciamo, dal uh, rivenditore al dettaglio e compri Ovviamente. una cosa per volta, è ovvio, ok? Ecco, l'Europa eh, per l'anno prossimo mh, doveva mh, firmare un nuovo contratto, diciamo, pluriennale di per la fornitura di gas, non l'ha firmato, ha detto no, facciamo un po', un po' per volta. E ovviamente la Gazprom ha detto, Però, ovviamente, un po' per volta, non avrete lo stesso prezzo di un contratto di fornitura per i prossimi so, 5-10 anni, questo è uno. Ma è normale, non ce n'è neanche… Cioè, sono tutte cose già contrattate da prima, già che, che si sapevano, questo è uno. Due, che cosa hanno fatto al Parlamento europeo, dove i rappresentanti i parlamentari europei è proprio la feccia della merda della politica degli Stati interni? Cioè, gli, gli, i vazzanicchi, per dirne uno. Cioè. Uh, cioè, 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 cioè che, che Googlate qualcuno degli italiani che adesso è un po' di anni. Che non... cioè, comunque, Calfini, i... cioè le robe proprio, no? Ma i, cioè, i, i, i grillini, proprio nella... più grillini quelli che neanche i grillini volevano. Com... Cioè, troppo, i grillini dei grillini, grillini dei grillini esatto cioè, parlando metaforicamente proprio i, quelli che anche i grillini si vergognavano di far, far vedere diciamo, pubblicamente questi personaggi qui li, li, li hanno mandati tutti a fare parlamentari al, al Parlamento okay, Europeo okay. quindi possiamo immaginare che, che ambientino diciamo, di alta cultura sia, sia quel posto loro hanno approvato una legge secondo, secondo cui i gasdotti che portano il gas verso l'Europa non possono essere sfruttati se non al 50% della loro capacità da un solo fornitore per evitare sulla carta il monopolio. Il monopolio. Quindi hanno fatto questa legge assurda eh, che semplicemente impedisce alla Gazprom di pompare più gas di quello che questo ga gasdotto può, diciamo, ehm, della capienza di questo gadotto, gasdotto, diviso due. Tutto ad un tratto, così, unilateralmente. Allora, Quindi, praticamente, Gazprom, dice, no, allora, Gazprom di... vende il gas. Lo, lo, cioè, Putin, cioè, non, cioè, dicono ah ma ci chiude il gas non ci fornisce il gas ma come lui lo vende cioè cazzo la Russia ci campa ok cioè il gas è non so il 10% del pil col eh, pil il, il pil dell'esporta del gas gli serve la Russia yeah. allora, non dice no noi vediamo tutto il gas che volete, ne volete di più ve ne diamo di più cioè basta che lo, lo pagate ve lo diamo no e il Parlamento europeo ha deciso che i gasdotti non possono essere sfruttati dal gas per più del 50%. Cioè, quali, cioè, sono i, aspetta, vale. quali sono, i fornitori del gas eh, in Europa? Diciamo che il 99% è Gazprom, mm -hmm. perché va bene combattere il, il monopolio che è una stronzata a prescindere, però stiamo parlando del gas. Il gas non è che tu apri la tua azienda come puoi aprire, non lo so, un franchise, un franchise di McDonald's e decidere io da oggi a domani io, io vendo il gas. Cioè, devi quanto, cioè, quantomeno possedere un giacimento, ok? <ride> comunque, cioè, non è che... Pure <ride> permessi, sicurezza. Quindi hanno fatto questo impedimento burocratico per cui loro stessi non possono comprare, farsi mandare eh, tanto gas quanto si facevano mandare prima. Cioè, no, rendetevi conto di, 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 di che cazzo stiamo parlando. Okay, poi perché il gas ha aumentato? Per questi due motivi. Non hanno fatto il contratto a lungo termine con i prezzi convenienti. cioè sta facendo tutto l'Europa. Quindi, se ho capito bene, tu ci stai dicendo che l'Europa ha fondamentalmente dimezzato la capacità eh, produttiva di trasporto del maggiore fornitore eh, russo di gas naturale per motivi di antitrust, fondamentalmente. Sì. sì. Sostanzialmente, questo è il concetto. Sì motivi sì. di poi allora noi lo spieghiamo che sono una manica di scemi secondo me è una 50-50 metà scemi metà corrotti certo. okay. perché certo. magari qualche altro fornitore magari dagli stati uniti eh, ha, ha avuto lo stesso zampino ha lobbizzato questa cosa e... è un po' sai un meme Quel meve dove c'è il ragazzo che pedala in bicicletta, si infila un bastone tra i raggi delle ruote, cade, e poi dice in colpa qualcuno a caso. Colpa del governo ladro, colpa di Putin. Ecco, uguale. Quindi diciamo il rincaro dell'energia. Anche questo è assolutamente artificioso almeno per quanto riguarda l'Europa, e per quanto riguarda il gas, perché il fornitore, se. Il gasdotto nuovo Nord Stream 2 è pronto, è già, è già carico di gas. Nord Stream 2 poteva essere, è praticamente un nuovo tubo che eh, arriva diciamo, in Europa passando dal Baltico, bypassando l'Ucraina. Okay, quindi, quindi la regione che è diciamo, politicamente, militarmente letter instabile, adesso viene bypassata da questo secondo gasdotto che ehm, diciamo, la Russia si è premurata di costruire per continuare a vendere il suo prodotto, il gas naturale. E in continuare Europa. a guadagnare fondamentalmente. continuare a guadagnare come logico, cioè una, certo. un buon man management di un paese deve pensare a queste cose qui. È già lì Beh. pronto. Eh, non è attivo perché sta aspettando dall'Europa eh, diciamo, eh, gli ultimi documenti, quindi anche qui impedimenti burocratici. Eh, di certificazione ISO, BUS tutte quelle cose lì che ovviamente sono ferme per decisioni politiche cioè lo possono aprire, possono, possono aprire anche domani eh, non è che, che poi il Beh, gas volendo, volendo parlare dell'ecologia il gas per adesso è una diciamo dei, delle cose più pulite che esistono eh, e il gas naturale russo viene in, 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 estratto in modo estremamente naturale perché Praticamente è già sotto, con la pressione, nasce già diciamo, con la pressione giusta per essere estratto naturalmente, quindi mm. non devono essere iniettate sotto presi. solo sostanze, cose, è mm. proprio un'estrazione molto pulita anche a livello ecologico, ecologico, e basta che questo gasdotto, questo tubo sia nuovo, abbia una buona manutenzione, non abbia delle perdite, ecco che abbiamo l'energia praticamente pulita a basso costo. Così anche la tua amica Greta Thunberg è contenta. Sì, anche so perché che so che siete un po'. Andre, dopo dobbiamo, do, dobbiamo anche. Oh. No, eh, Sergei è l'amante la, di Sergei, Greta, ma non diciamolo davanti a tutti. Invece, ascolta, è fondamentale, va che dopo. Mi anche la maglietta Green, guarda. Bravo. bravo. Andre, abbiamo già in collegamento invece il geriatra di Biden per darci la sua versione, <ride> perché lui non ce la faceva. <ride> E eh, vabbè, e eh, vabbè, va bene. Oh, Sergei, intanto grazie. Perché io ripeto, quando si chiedono, secondo me, delle informazioni bisogna sempre andare un po' alla fonte, no? Andrea, è come quando tutti dicono credo nella scienza e poi ascoltano la televisione. Eh anche sulla questione vaccini, sulla questione di tutto, eh, non parlo di niente quindi a me piace invece andare un po' più alla fonte no? che poi ognuno può farsi la sua idea, prendere le informazioni di Sergei e andarle a verificare, approfondire tutto perché comunque eh, a me piace fare credere nella scienza ma averci cioè, inteso in chi le vive poi le cose e ripeto, se dovessi chiedere qualcosa cosa succede un, uh, in Francia, chiederei a un francese e chiedo a Sergei perché è l'unico russo che conosco che parla italiano, quindi <ride> e poi è bravo Sergei, qualche ma invece la invece cosa la cosa, la cosa divertente è che adesso sembra che abbiano cominciato a dire, ah ok, quindi Putin ci ha ascoltati, c'è distinzione, sta, com tipo, sta completando le esercitazioni e, e diciamo, i suoi carri stanno rientrando nelle basi. Ok, e grazie al cazzo, era già pianificato, nel, diciamo, nel come vi ho detto, queste diciamo, esercitazioni hanno tutti un programma che è reso pubblico ed erano già pianificati da prima. Quindi, se adesso domani torna Di Mai e dice: Ci ho parlato io con Putin, gli ho detto io che non, che non deve fare il cattivo. Cioè, non è vero se, cioè, che queste esercitazioni hanno un inizio e una fine già dichiarati e, a seconda dei singoli casi. Alla fine, alla fine, il problema è che nessuno parla russo e nessuno legge i documenti delle esercitazioni già pronte, quindi sono tutti lì che si spaventano. No, è che in russo si, si traduce. Le, le, eh. La parola esercitazione in russo si traduce in italiano come molto faccio un culo così, ah, e sì. si funziona, sì, è proprio una traduzione letterale, eh, e qui non hanno capito esattamente come funziona, no? Eh, so, ragazzi, vabbè, ma idee operative in questa situazione, long sui mercati a questo punto. Mm. Per, per me, sì. Eh, no, perché alla fine con tanti di, tante di, disclaimer se perdete soldi sono cazzi vostri, non Questo sempre mettiamo, mettiamo il disclaimer scritto in legalese allora, se No, io soldi, diciamo che, tro, che trovo un po' di analogie tra questo inizio dell'anno e, e il 2020. E poi anche ieri si è confermato quell'indicatore che avevo pubblicato tempo fa sul gruppo Facebook che parla del livello di paura e di come dire eccitazione dei ribassisti che è di nuovo a livelli massimi e quando quella a livelli massimi il mercato rimane. Ho inserito come anche voi, la sovrescrizione, hai mess, messo il disclaimer, bravo, bravo, così YouTube ci banda definitivamente, ottimo, mm. ottimo. Vabbè, allora che... intanto Sergei, bravo, mi è piaciuto il tuo intervento Sergei. e come propone anche qualcuno, dovresti, bisognerebbe fare un aggiornamento di geopolitica balcanica una volta ogni due settimane, mese, quando serve, perché secondo me capire anche, cioè dire che c'era un'esercitazione dove un po'... Pochi... Ma la domanda è che, non ci... che io faccio una domanda retorica, cioè vuol dire per chi non lo sa che non serve risposta, chissà perché i media non l'hanno detto, no? Sì, 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 no, ma ovviamente... E possiamo alternare gli appuntamenti di geopolitica balcanica tenuti da Sergei con quelli di geopolitica di Cinisello Balsamo e dintorni che teniamo io e te, per esempio. Le, le trattative politiche tra Cinisello e Sesto, eh, eh quelle eh, sono sì, manovre. Sì. Ci cioè, sono tre carri armati posizionati a Sant'Eusebio, eh, stai attento. Ovviamente Alessandro Long sul DAX, come sai, ovvio, che ovvio. Sia. Per sapere la verità bisogna spegnere la tv e cercare le informazioni altrove, vero? No, e però vale anche il contrario, tu prendi quelle della tv e ribaltale, è molto più semplice, no? te le digeriscono già pronte, ribaltale, vai. Potrebbe essere Beh, un buon modo. Ah. Se, se uno si basa sul, su come riportano le notizie eh, i, la stampa di eh, ambiti dove tu capisci tecnicamente quello che, che, che succede... Ti, ti rendi conto eh, e, e fai la misura con tutto il resto capisci di, ti di, ti di cosa stiamo parlando ascolta Alberto invece ha scritto eh, a me sembra a me sembra che l'Ucraina non abbia mai pagato le ultime forniture di gas dalla Russia cazzo ne sa Sergei e che no no ma è una storia vecchia questa sì, sì, sì. è una Quindi storia vecchia è, 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 in realtà la Russia le ha sempre perdonato ecco mm. Finché non hanno allora, cominciato a esagerare, cioè, questo è, è, è risaputo. Eh, il problema grosso è che il gasdotto attualmente utilizzato per pompare il gas dalla Russia eh, verso l'Europa, passa dall'Ucraina. Mm -hmm. okay. eh, quindi loro cosa? si prendono il loro gas e, per ripicca verso la Russia, sulla carta non lo comprano dalla Russia, ma lo comprano dall'Europa l'Europa lo compra dalla Russia e lo rivende all'Ucraina, okay? Ah, ok? E lì, e dopo, so, dicono okay. che lo rubano, non lo rubano. Però, proprio perché mh, non ha pagato diverse tranche alla Russia, adesso la Russia non glielo vende direttamente, ma glielo rivende, in seconda istanza, l'Europa come, diciamo, rivenditore. Ed è un cioè, è, è per dire l'assurdità cioè, il gas nel tubo va in una sola direzione, ok, non è che c'è un secondo tubo che lo riporta dal, dal, dall'Europa, però sulla carta loro sono convinti, cioè almeno la gente, se, i media, se, quelli che ascoltano la televisione e decidono usare la propria testa, sono convinti che no, no, noi il gas non lo prendiamo in Russia, lo, lo, lo prendiamo... Bisogna, cioè, questi qua si devono mettere a tavolino, parlarsi e fare delle scelte... Non dettate diciamo, dalle mazzette delle lobby che gli, gli fanno prendere delle decisioni che servono ad arricchire solo loro, i loro parenti e gli amici, ma un minimo pensare anche al futuro della gente che abita in Ucraina, in Europa, cioè vale per tutti, eh. Certo. certo, e comunque Messe adesso di... la mette sotto forma di battuta, però è vera, non è mai esistito un presidente democratico che non ha fatto partire una guerra, qualche bombardamento. E questa è una buona occasione per farlo. L'ho messo sotto forma di battuta, ma è vero, eh, quindi bisogna. cioè quindi Se non è la Russia, sarà da qualche la zona ma, lì a cercare guarda, eh, allora. Io, io, io da, di nazionalità sono ucraino. Ah cioè, sono nato, nato in Ucraina. Non ci vado da tantissimi anni. Vado spesso in Russia perché mi piace molto. Uh, la mia ragazza è russa, cioè, funziona, funziona così. Adesso, qui all'espo, l'altro giorno, sono stato al padiglione ucraino. Ho parlato con diversi ragazzi ucraini. Cioè, uh, sono so, so, so anche trovato a fare delle bellissime conversazioni che tra l'altro è uno dei pochi capannoni all'Expo eh, dove fanno hanno dei cocktail bar dove puoi fermarti a bere un po' di alcolici cioè, questi qui hanno fatto il padiglione e hanno si sono fatti dare la licenza provvisoria per gli alcolici che qui a Dubai è una cosa costosissima però almeno in, in, in tutto diciamo Expo eh, quello russo e quello quell'Ucraina forse un altro altri due ecco, sono gli unici che hanno il permesso di, di avere un bar che serve gli alcolici, già per dire. Eh, comunque, quello che vi voglio, voglio dire è proprio eh, vi inviterei a fare una riflessione sulla percezione di eventi sezionali come la guerra. Uh -huh. okay. e, essendo una cosa che ho vissuto di prima persona, nel, negli anni ho cambiato la percezione. Questa è l'ultima cosa per stasera che vi vorrei raccontare, sulla quale magari se ci riflettete potrebbe essere uno spunto interessante se io vi di dicessi, guardate ragazzi cioè per dire, so supponiamo io sono tornato dal futuro e so cosa succederà e vi dico ragazzi voi fra vent'anni una regione a caso dell'Italia si vorrà separare dal resto dell'Italia e unirsi non so, alla Svizzera piuttosto che all'Austria. E ci sarà, e ci sarà la, la guerra interna, capito? Tra il resto d'Italia e questa regione, queste due o tre regioni, mm -hmm. per esempio. Voi cosa direste? Ma che cazzo dici? Cioè, è proprio l'ultima delle cose. Cioè, e, e, e vi dico, e ci saranno, non so, 15.000 morti, mm -hmm. cecchini che sparano, missilo rotti, missilotti, o niente. Cioè, non, la per, non, la, non, non riuscite a percepire questa cosa qui come un'eventualità reale, giusto? Perché è talmente lontana dalla, dalla nostra quotidianità, okay, che sarebbe difficile vendervi una, una certo. proiezione del genere. Ecco, fate conto che la stessa identica cosa l'avrei risposta io prima del 2014, mm -hmm. ok? Da nato in Ucraina, o comunque, da se anche fossi continuato a vivere in Ucraina o in Russia, era impensabile un conflitto Ucraina-Russia. Era proprio una cosa: è come dire che veramente l'Italia si mettesse a fare la guerra contro la Svizzera da un giorno all'altro, sì, oppure sì, ci fosse, sì. non so, l'annessione della Sicilia da parte del, del Tunisi. Cioè, che oggi dite, ma che cazzo, cioè, ah, ma quando mai? Ah, non è già Sicilia? No, oh, chiedo, chiedo, chiedo. Sapevo. Uh, per, no, sapevo. è per dire, delle cose che noi magari ci immaginiamo completamente, diciamo, fuori dal mondo, che non fanno parte della nostra concezione ok, de, del mondo, della nostra percezione della realtà, vi assicuro che potrebbe cambiare da un momento all'altro perché valido a dire attraverso l'adriatico che si cioè, l'adriatico attraversi con una barca a remi volendo ok <ride> i popoli dell'ex jugoslavia avrebbero qualcosa da raccontare anche loro non avrebbero mai pensato okay, che ci sarebbe stata una guerra in ex Jugoslavia che dopo non sarebbe più esistita come paese ma si sarebbe divisa in diverse entità stessa cosa in Siria cioè, sono cose che cioè, non è una minaccia da sottovalutare semplicemente perché non fa parte della nostra percezione ok quindi anche qui quando cominciano a fare questi casini anche perché comunque, cioè, diciamo, gli Stati Uniti quando si sono trovati male economic economicamente e politicamente, mh, hanno sempre cercato queste diciamo, soluzioni, ok, eh, diciamo, a discapito degli altri, in un modo o in un altro. Spesso con escamotage. Quindi è, è, è tutto possibile, quindi io vi ho dato la mia opinione, vi ho spiegato diciamo, dalla parte dei russi cosa si percepisce cioè proprio nessun, nessun russo pensa che Putin vuole invadere l'Ucraina cioè, perché non se ne farebbe niente, cioè, sarebbe una complicazione inutile eh, non, non avrebbe nessun senso ecco. dall'altra parte bisogna stare attenti perché eh, dopo la guerra come cominciano Trovano una diciamo una scusa, un pretesto, e, e cominciano i conflitti. Però dietro c'è una volontà, che, diciamo calcolata che cerca, diciamo, del guadagno, del vantaggio economico-politico. Quindi, comunque siamo in un periodo in cui bisogna tenere, tenere gli occhi aperti. Un'altra cosa io, io in realtà. Del pericolo della, della guerra, dopo la mia vecchia pagina Facebook, che me l'hanno chiusa. Eh, L'ho scritta diverse volte ancora nel 2000, quando sono cominciati i lockdown. Eh, anche comunque, non, tra le persone che mi conoscono, una cosa che ho sempre detto in questi, in questi ultimi due anni: il fatto che non si può eh, volare da un paese all'altro, ok. okay. Che ci sono questi impedimenti, diciamo nello spostamento del cittadino senza precedenti. È preoccupante, ok? Perché supponiamo che adesso vi vendano queste cose qui, che l'Europa deve fare la guerra con la Russia. Allora, un conto è farlo adesso, in sono due o tre anni, che gli italiani non vanno in Russia e i russi non vengono in Italia a fare i turisti. Un altro conto è farlo, è farlo magari in un 2018 che ci sono stati i campionati di mondiali del calcio in Russia, mezza Europa è andata lì a vedere le partite. Cazzo, ho visto cazzo questi russi? Poi non sono tanto cattivi, cazzo, sono anche accoglienti, sono dei posti da mangiare, ci siamo divertiti. Alberghi, cazzo, no, bello, strada, tutto, tanto verde, cioè, cazzo, però la Russia io credevo, ok. Cioè, è, è più difficile, sa, dei, diciamo, pure i russi che vengono a fare i turisti eh, nelle grandi città italiane, Rimini... Cioè, è più difficile, diciamo, vendere alla gente delle motivazioni per un eventuale conflitto quando c'è turismo, quando c'è, diciamo, movimento. Era molto più facile, magari cent'anni fa, in cui... La Russia era un qualcosa di disegnato sulla carta, cerchiato in rosso, tipo quelli sono i nostri amici. Cioè, siamo d'accordo che poter viaggiare sicuramente scongiura molto questo tipo di, certo. eh, di, di, di conflitti, di provocazioni. E questa chiusura a me mi preoccupa perché secondo me è una cosa molto, molto negativa. Ecco. Non vogliamo essere ottimisti e pensare che siamo in chiusura di questa situazione? speriamo anche perché hanno rotto il cazzo insomma. e con questo direi che possiamo chiusare questo tecnicismo di politica <ride> possiamo internazionale possiamo chiusare alla grande questa, questa live uh, e finirei anche con bellezza. un abbasso i missili e viva la figa a sto no, punto eh, eh, scusa di Tanto ormai la piacere. diretta di oggi è andata. Scrivete tutti gli insulti che volete e mettete un like alla diretta, visto che oggi vi okay. abbiamo fatto una diretta della Madonna. Eh, ovviamente, okay. penso sia una delle più belle dirette più interessanti, ovviamente. Bene, ovviamente. Va bene, va bene. Condividi in pieno, Laura, con me, ovviamente, con quello che ho detto io. Va bene, facciamo solo un veloce giro sì. sui mercati, ma velocissimo, solo con due o tre cose interessanti, che poi teniamo qua, Sergei, ancora cinque minuti, però lo lasciamo andare. Allora, velocissimamente, US500, quindi l'S&P 500 che ha, era salito tantissimo, adesso è tornato un pezzettino, ma sarà, eh, Passiamo, sembra una bella bene. candela di inversione, adesso andremo a vedere. Anche il mercato italiano ha tirato su un silurotto che sembra il sigaro toscano del, del nostro avvocato. Nostro avvocato. <ride> Eccolo qua, guardate qua, interessante la situazione. Guardiamo solo il Fozzi, visto che c'è anche il Sergei. È sciocchino non guardarlo, che a quattro ore non dà nessun segnale, è tutto lì è buttato lì e un altro è anche a. Ah, eh, orario ha dato un bellissimo segnale qui sotto di euro e poi si è tutto fermato e lì pronto per andare a quando, quando il fozzi lo trovate così compresso si vede mm. che mh, le valute, i valori sono molto, I momentum delle varie valute sono in compressione questo sì, vuol sì. dire che il, il mercato sta per decidere da che parte andare quando la, di solito queste compressioni soprattutto se durano qualche giorno o comunque qualche 10-20 barre orarie dopo quando parte qual qualche valuta qual rompe questa, diciamo, questa squeeze questa compressione diciamo, delle linee del fozzi che si aggrovigliano intorno alla zero diciamo, quando qualche valuta parte è il caso di seguirla perché può essere un ah, una... Vedi, una lettura diversa del fozzi una eh, lettura, lettura più trend follower eh, esattamente mm. Sergei, quando è che risale un posto cazzo di New Zealand che c'ho tante posizioni rialziste? Ma <ride> ah, New, New Zealand. Uh... Che palle. Eh, vabbè. Comunque, Sergei... A dovrebbe te, risalire, io... dai. Eh, Comunque, dai. io ho rinominato il tuo indicatore come un sacchetto di serpenti gommosi, sai, le caramelle, quelle che davano quando eri piccolino. Sembra, non sembra quando guardi il sacchetto tutti i serpenti colorati, è bellissimo, sì. eh. <ride> Vabbè, allora andiamo a vedere solo le ultime due cose: l'euro dollaro che è rimasto nel canale, è tornato giù quando siamo entrati short molto bene, quindi good. Il gold che, oh, va che candelozza, che candelozza bene rifugio. Oggi scende. Io ho fatto questo giorno qua di inversione: potrebbe essere arrivato, ma potrebbe ancora no. Ma tra qualche giorno potrebbe arrivare. E poi io guardo solo il petrolio. che eh, anche lui, con base oh. fase di distensione dei mercati, il petrolio scende in maniera oh, sì. molto interessante. Mm. E quindi, bene. E magari ah. portiamo a casa le nostre dark hall ah, sono certo. lì, lì sotto al prezzo attuale. Tu vuoi far dire qualcosa o finiamo qua? però uh, un'ora un di però Possiamo finire qua perché, tanto, sui, sui titoli non c'è niente di particolare da dire, è tutto il leggero rialzo. Fondamentalmente, anche bene. il settore tecnologico allora... sono tutti fra lo 0,3 e l'1,5 in salita. Allora, eh. Sergei, io ti rinvito a partecipare alla diretta quando vuoi ovviamente ce lo, ce lo scrivi mm. però ti invito direttamente martedì della settimana prossima mm. in maniera tale che magari tra una settimana se Spesso ci sei o che... mercoledì se, mm. facciamo un aggiornamento sulle varie cose e poi eh, come ti dico sempre organizziamo un bel webinar tutti assieme così almeno facciamo qualcosa anche di tecnico e tutto e portiamo avanti mh, Beh, il... eh, se la facciamo lunedì dovrei essere ancora in Russia quindi potrei fare un collegamento da lì dai, figo. Dai, va bene. ora allora, lunedì, eh, però, collegati subito. Perché poi alle 15:50, alle 16:50, eh, no, si 16. abbiamo do un'altra. Dobbiamo, dobbiamo fare un po' di prove. Perché l'altra volta con il eh. con lo smartphone non funzionava. Se riusciamo a funzionare, magari vi faccio vedere qualche in centro città. Non so, la vista no, si figo, figo. ma Dove sei a Mosca? Uh, starò a Mosca o nella mia città che mi inauguro, però c'è un cremlino anche lì, bello da vedere. <ride> il cremlino nascosto. No, no ma tu dica quello vero, tanto che cazzo se ne accorge sta gente qua. Che no, ma sei, non è che stanno 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 cioè, stanno in, in Russia in ogni, diciamo, vecchia città c'è un cremlino, che non, è che, non eh. è che esiste il cremlino, ah. è cioè un cremlino, cioè capito? Ogni città e, eh, eh. Cioè, cioè, è, è, una, è, è praticamente la fortezza, è la fortezza ah, okay. più importante della città. È come il Duomo, ce ne sono tanti. Poi quello vero è quello di Milano, però ce ne sono tanti. Perché ce ne sono altri tipo sì, sì, di Milano esatto, 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 esatto bravo, buon okay. annogere. Poi una cosa che ti chiedo: tu che sei esperto, la prossima volta ci dai due o tre dritte su come fare la secessione della Lombardia. Vi <ride> parlavamo la secessione. Perché non abbiamo fatto abbastanza politically correct e parolacce, ci mancava un po' di sano secessionismo. E eh, vabbè, bene. già Molto che ci bene. siamo, facciamo tutto, eh. Invitiamo tutti. Bene. Ciao okay, Giacomo, no, Carlo no, eh, no, 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 no. no, ragazzi, vabbè. mettete il like sulla diretta. Ciao. Grazie Sergei. molto gentile, ciao, bravo. Grazie. No, ciao, Sergei. grazie da Vivito, ragazzi. Ciao, invito, ciao